si è conclusa con un mare, il caso di dire, di appuntamenti sotto costa, uno dei più importanti saloni nautici del Medio Adriatico, una manifestazione voluta e organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara e dal Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Assonautica Pescara Chieti, allo scopo di promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico e gli sport del mare, di valorizzare il pianeta blu in tutte le sue declinazioni. Sono stati 3 giorni al porto turistico Marina di Pescara per vivere il mare in ogni sua sfaccettatura, dall'esposizione di imbarcazioni al design, dalle esperienze in mare alla componentistica nautica, natanti, imbarcazioni, motori marini, motori elettrici, elettronica, accessori nautici, abbigliamento nautico, turismo nautico, design nautico, convegni, circoli nautici, pesca subacquea, sport del mare e moda mare. Dopo il taglio del nastro e saluto in videoconferenza del ministro Musumeci. E un grazie particolare al presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever, il commendatore infaticabile, come viene conosciuto, per avervi voluto personalmente invitare. Avevo già segnato in agenda la mia volontà di esserci. La mia agenda non sempre è compatibile con gli impegni imprevisti che si frappongono giorno dopo giorno. Ecco perché affido a questo videomessaggio intanto il compiacimento mio personale e del Governo nazionale per questa 10ª edizione del Salone Nautico del Medio Adriatico. Si è aperta la manifestazione con espositori da 13 regioni, dimostrazioni in mare, eventi, convegni e dibattiti sull'importanza del turismo nautico, sfatando un falso mito di un turismo solo per ricchi. Bilancio decisamente positivo per questa 10ª edizione che si è arricchita di ulteriori iniziative. Il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Devo dire che sotto costa è cresciuto ogni anno, quest'anno in maniera particolare, per cui sono soddisfatto. È una bella occasione, un bel evento per la città di Pescara e credo anche per l'economia del territorio, perché attirerà migliaia di persone. È un'economia solida, quello del mare, pulita. C'è da far notare che per tanti anni probabilmente anche i nostri governi hanno sottovalutato l'importanza dell'economia del mare, ma a partire da questo governo abbiamo un ministro per l'economia del mare e ci si comincia a pensare meglio per come effettivamente valorizzare le nostre coste, valorizzare il turismo nautico, il turismo sul mare e il turismo è una ricchezza molto allargata, perché quando parliamo di turismo parliamo di interessi della ristorazione, dell'agricoltura. Il turismo è un interesse molto ricco. Insomma, c'è un indotto che ruota attorno a questo tipo di turismo. Sì, perché oltre all'industria nautica, che in Italia è un'industria fiorente, rappresentiamo tra le migliori imbarcazioni del mondo, costruiamo l'imbarcazione d'eccellenza, oltre a quell'economia certamente importante, crea il turismo nautico, il turismo del mare crea altre economie. Entusiasta il presidente del porto turistico Marina di Pescara Gianni Taucci. Quindi la 10ª edizione del Salone del Medio Adriatico sotto costa, lo facciamo con un'area espositiva molto più importante, con tantissime barche, tantissimi espositori, sono 13 le regioni che sono presenti in questo salone, tante le attività durante la 3 giorni per i bambini, per gli adulti, ma anche momenti specifici molto importanti che vedranno, partecipa la regione Abruzzo, la regione Puglia, la regione Marche, per degli appuntamenti dedicati al turismo nautico ma anche alle problematiche dei porti turistici, ed è un momento particolare perché quest'anno abbiamo anche tantissime barche in acqua per far vedere ai diportisti, a chi è interessato ad acquistare prodotti direttamente in mare. Quindi ci stiamo connotando come un bel salone nautico, insomma 10 anni fanno la differenza ed è questa la novità che vediamo oggi esposte tantissime barche, per cui riusciamo a dare all'utenza quello che da sempre ci chiede. Quindi stiamo raggiungendo, abbiamo raggiunto
raggiunto gli obiettivi e da oggi continueremo ad aggiungere pezzo dopo pezzo parti importanti a questo salone per riempire il bel porto turistico Marina di Pescara di tantissime novità e tantissime imbarcazioni. Tante le iniziative, tra l'altro. Iniziamo con un convegno molto importante che è dedicato alla Bolkestein, ai dragaggi, al turismo che viene dal mare per far conoscere l'Abruzzo. Si seguono due momenti importanti con l'Ordine dei giornalisti, l'Ordine degli ingegneri, a seguire il premio del design nautico e poi tante piccole iniziative, tra cui anche il classico appuntamento con le tartarughe fatto dalla Guardia Costiera di Pescara, che vedrà tantissimi bambini partecipare. Incuriositi di quello che accadrà. Vogliamo sfatare un mito, perché alcuni pensano che le barche da diporto o comunque le imbarcazioni, i natanti eccetera, siano, dicendola in maniera spicciola, roba da ricchi, ma in realtà non è così. Assolutamente no, oggi il diportismo si sta spostando molto su quel target medio-medio-basso nel senso economico della parola, quindi accessibile anche a chiunque che ha voglia di vivere il mare, quindi non esistono solo le imbarcazioni per ricchi, esistono le imbarcazioni per tutti coloro che vogliono vivere il mare e Sottocosta si propone anche in questo, nel far vedere dall'imbarcazione più piccola a quella più grande importante e quindi riesce a coprire tutte le fasce. Oggi è molto più importante la partecipazione del diportismo con piccole imbarcazioni che non quelle più grandi. È anche è vero che noi viviamo in un luogo, l'Adriatico, che è fatto molto per le piccole, no? E per cui è fatto di un diportismo molto locale e c'è quell'attenzione all'acquisto dell'imbarcazione più piccola. C'è molto entusiasmo, c'è molta gente e ci sono anche le forze dell'ordine, le associazioni e tanto altro ancora. Sì, all'interno abbiamo sempre la Marina Militare, la Guardia Costiera, la Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa che sono presenti con i loro stand per far vedere le attività che svolgono, in alcuni casi per fare anche reclutamento. C'è un momento della Marina Militare durante la 3 giorni per far vedere tutto quello che accade e cosa si può fare come carriera per i giovani nella Marina Militare, quindi le forze che ci assistono e ci proteggono sono tutte qui, quelle che poi insistono nel mare e lo fanno facendo vedere tutte le attività che loro svolgono all'interno del mare. Il presidente Assonautica Chieti Pescara, Francesco Di Filippo. Eventi come questi, come Sottocosta, sono proprio l'esempio e l'opportunità per scoprire la possibilità di vivere il mare non solo dalla spiaggia, ma appunto tramite la navigazione e quindi la fruizione del mare con esperienziale. C'è la pesca sportiva, c'è la vela, c'è la navigazione, c'è la vacanza in barca, tutto è accessibile, tutto alla portata di mano e in questi eventi ha la possibilità di incontrare sia i costruttori sia i promotori di attività sportive che anche di vacanza in barca. Ma durante Sottocosta, e questo è molto importante, ci sono tante iniziative proprio per avvicinare i diportisti o anche i semplici appassionati o anche i non diportisti con il battesimo del mare che Assonautica fa, prenotandosi nello stand del nostro con i soci di Assonautica facciamo delle uscite proprio per assaggiare la prima navigazione, ma ci sono anche tante iniziative con il simulatore di vela per i grandi piccini, laboratori didattici per i ragazzi, anche di pesca sportiva no kill, come si dice, perché ormai la pesca sportiva è tutta sostenibile, ci sono laboratori didattici, c'è la liberazione delle tartarughe, un insieme e veramente tantissime barche da poter vedere, barche e gommoni di dimensioni veramente accessibili per fruire del mare da tutto, a 360 gradi. Anche una vela inclusiva, c'è un progetto presentato da Astronautica Italiana e da Di Nautica che riguarda proprio anche i non vedenti e i portatori di disabilità. Abbiamo già avviato dei corsi per i non vedenti. Siamo con il presidente nazionale Astronautica Giovanni Acampora, tra l'altro Astronautica Nazionale patrocina questo evento, quindi vuol dire che ci credete. Sì, Astronautica Italiana è l'espressione di Union Camere Nazionale, quindi è il braccio operativo di Union Camere, del sistema camerale rispetto all'economia del mare. Non poteva non essere presente un salone come questo perché ha un'importanza rilevante e perché c'è il sistema camerale e quindi noi riteniamo che bisogna continuare in queste, diciamo, queste manifestazioni perché è un momento estremamente rilevante per tutta la blue economy italiana. Abbiamo finalmente un ministro per le politiche del mare che è Nello Musumeci. Abbiamo un piano triennale del mare in cui io siedo anche al tavolo degli esperti in rappresentanza di Astronautica Italiana. È un momento per tirare le somme
recuperare la nostra identità marittima della nostra nazione, che probabilmente in quest'ultimo periodo avevamo anche un po' perso. E quindi manifestazioni come queste sono significative, sono importanti. Bisogna lavorare su un circuito di manifestazioni, un circuito che rilanci il turismo nautico, e devo dire qui a Pescara stanno facendo un lavoro egregio. Io devo ringraziare anche il mio vicepresidente nazionale vicario, che è proprio di Pescara, Francesco De Filippo, che è il presidente anche di Astronautica Pescara, per il lavoro che sta facendo, e la Camera di Commercio, con cui ci lega anche un patto di collaborazione con la Camera di Commercio che io rappresento, che è quella di Frosinone Latina, insieme a quella di Chieti Pescara, proprio sullo sviluppo delle traiettorie nuove della Blue Economy. Insomma, un successo la 3 giorni di sottocosta al porto turistico Marina di Pescara, sia per gli appassionati del mare, anche e soprattutto per i neofiti, espositori da 13 regioni. Gabriele Faieta. Sì, sì, infatti è un settore che è in forte ripresa dopo anni di crisi, e come diceva lei, l'acquanautica, la nave da diporto è un segmento, diciamo, imbarcazione gommoni, dove in realtà è aperto un po' la possibilità a tutti, perché ci sono anche tante agevolazioni sui finanziamenti, si possono arrivare fino a 120 mesi, quindi come un mutuo, e quindi con delle rate molto molto basse, e soprattutto in quest'ultimo periodo c'è molta apertura, perché le famiglie hanno tanta voglia comunque di andare sull'imbarcazione, anche perché fare un giro la barca o un gommone è veramente una bella esperienza. Poi noi siamo, ecco, una città di mare dove veramente Pescara ha tutti i requisiti, perché abbiamo veramente tutto. Abbiamo un bel fiume che è un progetto comunque di riqualificazione, cioè dove in tutte le grandi città i fiumi sono delle risorse, quindi speriamo anche il prima possibile che questo fiume si riqualifica, perché è molto bello. Non so se uno ha la possibilità, io invito tutti quanti a fare un giro sul fiume Pescara, ma è veramente bello, sembra di stare una foresta, veramente bella, quindi ecco, invito tutti. Gianpaolo Focchi, dalla Romagna, da Ravenna in particolare, che è titolare di uno storico cantiere che fabbrica gommoni. Gommoni, esatto, gommoni a Ravenna da più di 40 anni. Gommoni di che tipo? Ma gommoni, io oserei dire professionali, perché costruiamo gommoni per i velisti, cioè per l'assistenza alle regate veliche, come il primo là, l'Azzurrino, gommoni per i pescatori, infatti molte squadre di pesca utilizzano i nostri gommoni, e gommoni anche, diciamo, da corsa, perché abbiamo gommoni molto veloci che superano, diciamo, un nostro gommone da passeggio supera i 100 km all'ora facilmente. Si è attratti dal gommone, vero? Perché, secondo lei? Beh, si è attratti, il gommone, cioè, perché? Perché? Ha un suo perché, da. Con un gommone di 6 metri puoi fare cose incredibili, che con una barca di 6 metri, una barca rigida, non puoi fare niente. Un gommone ti offre tutto, sicurezza, una sicurezza che offre il gommone, insomma, non è paragonabile, non c'è un altro mezzo. No? Quindi lei non cambierebbe i gommoni per nessuna cosa al mondo? No, oddio, chiaramente fino a una certa misura, perché non so, fino a 9-10 metri. Dopo, secondo me, se devi acquistare un gommone di 10-12 metri, io comprerei una barca che offre molti più vantaggi, ma per fino a 10 metri, diciamo, senza dubbio, quello che ti può offrire un gommone, la barca non te lo può offrire. E gli organizzatori tracciano un bilancio su sottocosta altamente positivo per la 10ª edizione del Salone Nautico del Medio Adriatico, numeri da record per la 10ª edizione, dopo 3 giorni dedicati alla nautica, al mare, agli sport acquatici, alla Blue Economy. Ha chiuso i battenti il Salone Nautico del Medio Adriatico, promosso dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, dal porto turistico Marina di Pescara, con la collaborazione di Astronautica Pescara Chieti. Decine di attività all'aperto in mare, numerosi momenti di dibattito e approfondimento, come il pomeriggio verso la nascita del sistema nautico abruzzese, e oltre 60 espositori provenienti da 13 regioni italiane hanno decretato il successo della manifestazione. Così come particolarmente apprezzato e partecipato è stato il Salone delle Idee e dell'Innovazione della Nautica, ideato e curato dall'architetto Claudia Ciccotti, che ha visto tra i premiati
anche l'architetto Alessandro Bismara, grande nome del design nautico. Esprimo grande soddisfazione per questa 10ª edizione di Sottocosta, commenta il presidente dell'ente camerale Gennaro Strever. L'economia del mare è un potente motore di sviluppo per la nostra regione, sia in termini numerici che qualitative, aggiunge il presidente del Marina di Pescara Gianni Taucci. Esprimere soddisfazione per il successo di Sottocosta, come abbiamo ascoltato, anche il presidente di Assonautica Pescara Chieti, Francesco Di Filippo. Ed ora rotta verso l'edizione 2025 di Sottocosta, il Salone Nautico del Medio Adriatico.